L'emergenza virus finisce con il 4 maggio o inizia una nuova crisi? In periodo di emergenza coronavirus, la cassa integrazione rappresenta un sostegno ai lavoratori o un ulteriore indebitamento? Restate con noi. Ne parliamo oggi con un graditissimo ospite che è Sauro Rossi, segretario generale della CISL Marche, che commenterà con noi i temi che abbiamo introdotto in anteprima. Ci può illustrare un po' qual è la situazione a 2 mesi dall'inizio della pandemia dal punto di vista dal punto di vista del lavoratore, cioè dal punto di vista occupazionale per quanto riguarda le richieste alla cassa integrazione? Sappiamo che le misure sono diverse, c'è l'ordinaria, c'è la in deroga, c'è l'assegno, anche quello ordinario. Qual è la situazione oggi, all'inizio, all'alba, diciamo, delle date fatidiche 4-18 maggio di riapertura? Ma nella nostra regione, alla fine della scorsa settimana, prima dell'avvio della fase che appunto è decollata 2 giorni fa, avevamo una situazione che sul piano occupazionale aveva fatto registrare come in campo circa il 52% delle imprese attive presso le camere di commercio, pur nella fase di emergenza che si era creata dai primi di marzo, avevamo il 52% delle imprese comunque al lavoro. Dentro questo quadro c'è però una situazione che evidentemente è abbastanza critica perché nello stesso periodo, quello del bimestre che abbiamo alle spalle, si sono registrate quasi 27.000 domande da parte delle imprese di ricorso agli ammortizzatori sociali con un coinvolgimento potenziale di circa 130-135.000 lavoratrici e lavoratori. Questo attraverso tutti gli strumenti che sono in gioco, che come venivano ricordati sono la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, e i 2 interventi specifici FIS e cassa integrazione in deroga, che sono stati specificatamente potenziati proprio in virtù dell'emergenza. Ovviamente, dentro il quadro che dicevo prima delle 27.000 domande, c'è anche il ricorso ai fondi bilaterali di settore, in particolar modo quelli del settore terziario e dell'artigianato, che hanno raccolto un numero consistente di domande anche nella nostra regione. Dottor Rossi, giochiamo sempre un po' sul fatto che con la cassa integrazione ci sono 27.000 domande, nel caso specifico di oggi, ma poi c'è sempre tra il dire e il fare, mi spiego meglio, tra le domande fatte, richieste, e poi quelle accettate. Come si profila la situazione sotto questo punto di vista? Il quadro da noi, in questo caso è più confortante rispetto anche a esperienze pregresse, nel senso che il raccordo tra Regione e INPS per ciò che riguarda per esempio la cassa integrazione in deroga ad oggi è stato buono e la gran parte delle domande predisposte e valutate dalla Regione, portate all'attenzione dell'INPS, sono state per larga parte già validate. Questo accelererà di non poco i tempi di erogazione poi dell'intervento. Ed è una situazione, ripeto, diciamo così, confortante per questi aspetti. Siamo in un quadro, diciamo così, classico invece di verifica dei tempi per ciò che riguarda i trattamenti ordinari in capo all'INPS, per ciò che riguarda cassa integrazione ordinaria e FIS. Lì speriamo che nell'arco dei prossimi 15 giorni ci possa essere un'accelerazione, perché le domande già valutate possono essere messe in pagamento e si acceleri la verifica di quelle che sono in fase di verifica e elaborazione. Però diciamo che siamo abbastanza fiduciosi sul fatto che con tempi più stretti per ciò che riguarda la cassa integrazione in deroga e con tempi però non lunghissimi per ciò che riguarda gli altri interventi, si possa presto portare a riferimento di lavoratrici e lavoratori gli interventi in gioco. Bene, e di recente stipula una convenzione, se non sbaglio, tra sindacati, ABI e governo proprio per agevolare l'accesso a queste misure
come dire, integrative attraverso un anticipo di quanto, diciamo, spettante come cassa integrazione da parte degli istituti bancari. Però, leggendo bene la convenzione, si evince che lo strumento tecnico utilizzato non è altro che un prestito che l'istituto bancario dà al lavoratore, il quale deve, tra virgolette, sperare che la sua azienda ottenga la cassa integrazione. Ecco, al di là delle clausole su cui magari torniamo dopo, il fatto che il lavoratore si indebiti ulteriormente presso un istituto bancario, che non è detto poi che tutti aderiscano, tutti gli istituti bancari, alla convenzione, non pregiudica un po', se vogliamo, la tranquillità del bilancio familiare? Sì, purtroppo questa preoccupazione esiste e noi dobbiamo sinceramente sottolineare che rispetto allo spirito del protocollo il giudizio sulla sua applicazione è più severo, nel senso che lavoratrici e lavoratori stanno incontrando molte più difficoltà di quelle che nel momento in cui è stato stilato quell'accordo si volesse prendere in considerazione. Siccome stiamo parlando di un'anticipazione in capo agli istituti bancari e sostanzialmente garantita in forma pressoché integrale, ci aspettavamo e ci aspettiamo tuttora che le elaborazioni delle pratiche e le istruttorie vengano fatte in maniera più veloce e anche più rispettose dell'intervento immediato che le portavano ad essere considerate. Non siamo molto soddisfatti di come gli istituti bancari, anche nella nostra regione, stanno regolando. Ci sono eccezioni ovviamente anche in questo quadro, ci sono istituti più pronti ad intervenire in tempi stretti, ma purtroppo non sono la maggioranza. Speriamo anche qui, nell'arco dei prossimi 10 giorni, di avere un quadro che si risolva, perché obiettivamente, sotto questo profilo, il grado di soddisfazione è basso. Dobbiamo accelerare sia sui tempi che sulle modalità di erogazione dei prestiti a favore dei lavoratori e delle loro famiglie. Ma alla luce di quello che sta accadendo, una domanda che mi viene davvero spontanea, ma possibile che non c'era un'alternativa alla banca? Cioè, io capisco che trovarsi di fronte a un'emergenza di questo tipo, dover anche dare un sostegno a una mole di lavoratori che non era previsto effettivamente, quindi l'INPS segue i suoi canoni, accredita le pensioni, il reddito di cittadinanza, è stata gravata anche da questa condizione. La banca è l'unico mezzo per accelerare le cose, non c'era un'altra formula, non so, provo a chiedere. Ma nel brevissimo periodo, perché è quello che ci siamo trovati ad affrontare, cioè il fatto di fronteggiare un'emergenza appunto non prevista, si è tornati a valorizzare uno strumento che era già stato messo in campo qualche anno fa per fronteggiare le lungaggini che si erano osservate quando eravamo nel mezzo della crisi economica indotta dalla crisi avviata nel 2008, nella nostra regione che ha avuto diversi periodi di recrudescenza, ma c'è stato per esempio una situazione molto complicata che si è venuta a creare nel biennio 2012-2014, quando la massa di ricorsi ai trattamenti di integrazione salariale avevano allungato di molto i tempi di erogazione, per cui si è messo in difficoltà anche allora il bilancio delle famiglie. Memore di quell'esperienza, allora fu fatto proprio il protocollo con le banche e allora si fu in grado di superare con qualche difficoltà il criterio della valutazione del merito creditizio, che è un po' il nodo che si ha quando si ricorre al prestito bancario. In questa situazione, devo dire che su scala nazionale la valutazione è stata però efficace, perché è stato messo in piedi a monte un sistema di garanzia che, al di là della formula tecnica a cui faceva riferimento il dottor Di Martino, cioè quella del prestito, però sostanzialmente garantisce alle banche comunque il ritorno dell'anticipo su cui si espongono. Fermo restando questa impostazione e forti di questa garanzia, le banche dovrebbero essere molto più spedite, molto più celeri per concedere questi prestiti, altrimenti come dire, non onorano lo spirito con cui sono state prima avvicinate e su cui poi si è ottenuto la loro disponibilità di accelerazione dei tempi. Cioè, si doveva e si deve lavorare nel clima emergenziale, superando alcune farraginosità che purtroppo invece hanno caratterizzato un istituto come quello del prestito bancario.
Vero, però scaricando un modulo di domanda di anticipo della cassa integrazione da un noto istituto bancario, che lo ha messo ovviamente a disposizione su internet, anzi paventando la possibilità di poter fare tutto online senza neanche recarsi presso l'istituto, appunto, tra la documentazione che bisogna allegare vi è anche una dichiarazione da parte del datore di lavoro in cui questo si impegna a versare parte del fondo di fine rapporto, il TFR, nel caso in cui il lavoratore non riesca a restituire questo prestito perché non riceve diciamo, quanto spettante dall'ente previdenziale. E addirittura, e credo che questo sia forse oggetto della convenzione con l'ABI, e poi c'è un di più che credo invece sia un'iniziativa dell'istituto bancario in cui fa firmare al datore di lavoro una responsabilità in solido, comunque sia a prescindere del debito che il suo dipendente contrae con l'istituto bancario. Esattamente la farraginosità a cui facevo riferimento. Le banche, ricorrendo a questo ultimo tipo di richiesta, hanno fatto ricorso a un triplo livello di garanzia su un credito che mi preme sottolinearlo, ammonta al massimo a 1.400 euro. Su 1.400 euro per persona, introdurre un triplo livello di garanzia, perché lo ricordo, sulla base del protocollo nazionale c'è una garanzia legata al fatto che in presenza del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale sarà l'INPS a riconoscere direttamente agli istituti bancari la quota anticipata. C'è poi un'ulteriore valutazione di garanzia che ricorre proprio alla formula del riferimento al trattamento di fine rapporto che è in capo nella forma congiunta impresa e lavoratore, addirittura da parte degli istituti chiedere un'ulteriore garanzia nel caso di ulteriore mancanza direttamente in questo caso all'impresa è un di più che in questa fase emergenziale non era richiesto, non rispetta lo spirito, non qualifica con cui gli istituti hanno interpretato questo tipo di loro azione. Lasciamo per un momento gli aspetti di natura economica che sono importanti, ci rendiamo conto, ma facciamo un altro tipo di riflessione. Finalmente siamo tornati a muovere i primi passi da un totale blocco a cui siamo stati sottoposti per circa 60 giorni. A gran voce si richiedeva di riaprire, l'economia deve andare avanti, ovviamente il tutto nella massima sicurezza. E quindi pian piano diciamo che un po' abbiamo aperto quella porta che ci teneva bloccati, ovviamente con un motivo molto valido che era quello della tutela della nostra salute. Quindi è ripresa un po' l'attività in alcuni luoghi di lavoro, purché ovviamente è stato detto l'attività sia in grado di garantire tutti quegli elementi e quelle accortezze necessarie affinché non ci possa essere contaminazione e quindi sia osservata la distanza sociale anche sul luogo di lavoro. Anche qui si sono espresse tantissime persone, ognuno ha dato una sua ricetta, c'è stato addirittura qualcuno, qualche esponente politico, che ha proposto di assumere 10.000 ispettori per verificare se realmente sul posto di lavoro il datore di lavoro osservava o è osservante di queste misure, che ripeto, sono a stretta tutela di tutti, indipendentemente se si è lavoratori o meno. In merito a questo fatto, il sindacato come ha visto, o perlomeno come ha recepito una proposta di questo tipo? Beh, su questo poi ci possono essere sottolineati di varia natura, io mi sento proprio di rifarmi all'aspetto che veniva da lei richiamato prima, e cioè la ripresa dell'attività lavorativa o il mantenimento dell'attività lavorativa per chi non è stato nelle condizioni di sospendere la propria attività, deve avere a riferimento il fatto di potersi regolare per far lavorare in sicurezza. Questo è un aspetto non facilissimo da tradurre in automatico, perché le insidie che questa emergenza sanitaria ci ha posto di fronte e che dobbiamo considerare sono molte e da valutare con grande attenzione. Però, e questo è un processo su cui abbiamo insistito molto, tanto più si è attenti a valutare gli aspetti della
organizzazione del lavoro che consente di lavorare in sicurezza, tanto più speditamente si può andare verso la riapertura e delle realtà lavorative, ma anche di una socialità che ha bisogno di recuperare terreno da un lato, ma con l'attenzione al, diciamo così, l'incontro tra persone rispettose delle prescrizioni igienico-sanitarie. Altrimenti, se non si è attenti sotto questo profilo, e perciò l'attenzione da, diciamo così, da spendere sui luoghi di lavoro deve essere abbinata a un'attenzione da spendere anche nella socialità ordinaria, noi rischiamo poi delle ricadute che mettono in discussione il sistema pubblico di salute e anche la ripresa delle realtà produttive. In questo quadro ancora di lavoro ce n'è, perché ci sono molte imprese che si sono attrezzate e hanno lavorato con celerità e anche tra mille difficoltà hanno lavorato, perché c'è stato un momento in cui, per esempio, nonostante la buona volontà, le imprese faticavano tantissimo a trovare i dispositivi di protezione individuale da portare a riferimento i lavoratrici e i lavoratori. Adesso quella fase più critica, fortunatamente, ce l'abbiamo alle spalle. Per larga parte la disponibilità dei dispositivi c'è ed è nelle condizioni di essere utile per aggiornare i processi, però ci sono ancora tante realtà in cui, e servirà anche del tempo, per prepararci a lavorare in sicurezza bisogna rivedere le condizioni di lavoro, bisogna articolare gli orari di lavoro in termini diversi e quello è un processo che va accompagnato. Cioè, fino ad oggi abbiamo fatto i conti con l'annuncio prima e adesso da qualche giorno spero in maniera più convincente anche con il decreto che è all'esame in queste ore a livello centrale. Ci saranno risorse concrete per sostenere di più gli ammortizzatori sociali e la liquidità e i bilanci delle imprese. Serve fare un ragionamento molto molto puntuale su come nei prossimi mesi sostenere i processi di riorganizzazione delle imprese, perché richiederanno molta attenzione ma soprattutto molte risorse. E il nostro sistema produttivo italiano ha bisogno, non solo quello italiano, ma noi ovviamente ci dobbiamo concentrare su questo, di fare uno sforzo di rivisitazione che è consistente e che ha bisogno di essere, dicevo, sostenuto anche da risorse pubbliche. Certo, dottor Rossi, ma non, mi viene una preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda il settore dei servizi e dei lavori di ufficio, perché ovviamente il tornio a casa non si può portare, ma questo famoso smart working non è che diventa anche poi uno strumento un po', come dire, a doppia faccia, un po' subdolo? Io posso strumentalizzare anche il fatto di avere difficoltà nell'implementare un protocollo di sicurezza in azienda e quindi ormai ho scoperto che funziona bene lo smart working. Se vogliamo, io da un punto di vista dell'imprenditore potrei anche pensare di ridurre il numero degli uffici, banalmente semplificarmi la vita dei corridoi, delle mense, dei parcheggi, della convivenza e magari trasformo le scrivanie in transit desk, come si dice, ognuno lavora a casa e con il rischio che poi l'equilibrio casa lavoro va un po' a farsi friggere, perché lo stiamo vedendo noi in queste settimane, alla fine lavoriamo 15 ore al giorno. Questo è un aspetto da prendere attentamente in considerazione. Fino a poche settimane fa lo smart working, il lavoro agile, rimaneva un approccio indiscutibilmente minoritario, quasi avveniristico per alcuni aspetti. Questa esperienza ci dimostra che in alcune aree di attività può avere una valenza che va potenziata, certamente più di quanto non consentono già le norme in essere, va attentamente regolato, perché altrimenti rischia di trasferire delle forme di deregolamentazione che non darebbero qualità al lavoro. Per cui se la domanda era come si può approcciare sul piano sindacale, noi riteniamo che ci saranno anche nel prossimo futuro delle aree di intervento dove obiettivamente è più difficile flessibilizzare attraverso lo smart working la prestazione lavorativa. Penso non solo al classico manifatturiero, ma penso all'area ampissima dei servizi alla persona, dove il rapporto diretto con l'utenza ha la prevalenza su tutte le formule organizzative. Però lo smart working, il lavoro agile, può e deve essere uno strumento che agevola invece
la rivisitazione di alcuni processi, è chiaro che c'è l'attenzione da dare al fatto che sia ben regolato, che le piattaforme che vengono messe in gioco siano di reciproca tutela, sia per misurare la prestazione per conto del datore di lavoro, sia per regolare l'attività senza che sia eccessivamente invasiva degli spazi di vita per ciò che riguarda lavoratrici e lavoratori. Però gli spazi per poter lavorare anche contrattualmente in quella direzione ci sono tutti, e si tratta, facendo un adeguato esercizio di responsabilità, perché è di questo che serve, questo serve in ogni realtà, con un adeguato esercizio di reciproca responsabilità, riteniamo che nel prossimo futuro possa agevolare anche la vitalizzazione di alcune modalità di lavoro in termini efficaci. Dottor Rossi, un'ultima domanda, di lasciare poi le conclusioni all'amico Alberto Di Martino. Ma nel triangolo governo, imprenditori, sindacato, che li vede come gli steering, come gli attori protagonisti quando si parla del mondo del lavoro, questa emergenza del Covid-19, il coronavirus, ha allentato, come dire, le tensioni, ha avvicinato di più questi tre soggetti o li ha allontanati un po' dal modo di dialogo, dal modo di intendere il futuro del lavoro? Perché comunque è inutile nasconderlo, avremo un cambio radicale, a mio modo di vedere, dell'intero processo economico, e all'interno di questo ovviamente i lavoratori, come gli imprenditori, avranno un ruolo altrettanto fondamentale, ma di elevato cambiamento. Guardi, sul fatto che tutti dobbiamo fare i conti con un cambiamento profondo non posso che convenire con lei. Come tutte le fasi di cambiamento profondo, c'è da fare appello alla verifica di un'unità di intenti. Lavoratrici e lavoratori debbono responsabilmente giocare un ruolo nell'affiancamento e nello sviluppo di un clima di collaborazione all'interno delle imprese. Le imprese devono fare il possibile perché ci sia appunto l'idea che siano sempre di più realtà dove si punta alla valorizzazione e agli apporti che danno lavoratrici e lavoratori, che non possono essere semplicemente concepiti come meri esecutori di ordini. Ecco, questa è una sfida che è ancora tutta da giocare. Lei faceva riferimento al triangolo di, in questo caso, lavoratrici e lavoratori, sindacati, imprese, governo e associazioni datoriali. Ecco, c'è ancora del terreno da arare in questa direzione. Il nostro auspicio è che ci sia sempre più condivisione sugli obiettivi, perché il nostro, in particolare il paese, che per vincere questa sfida ha bisogno della convergenza di più volontà. Non possono essere i lavoratori da soli ad affrontare questo tipo di sfida. Sarebbe sciocco da parte delle imprese pensare di poter prescindere da un fattivo coinvolgimento dei lavoratori nel condividere questo percorso. È un percorso che non può essere imposto, perché ha la combinazione di un esercizio stringente tra una combinazione tra l'esigenza del lavoro stesso e della salute. E proprio questo tipo di sforzo richiede, ripeto, senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Poi è chiaro che è auspicabile sulla dimensione nazionale che il governo a quel livello, le istituzioni regionali e territoriali ad altri livelli, si rendano consapevoli di poter giocare un ruolo di sintesi possibile nell'orientamento delle politiche, e noi, almeno come organizzazioni sindacali, non ci sottrarremo a questo esercizio di responsabilità, perché l'Italia ha bisogno di recuperare sotto questo profilo terreno. Nessuno, come si usa dire, rifacendosi a uno slogan che ha ripreso un po' di vigore, è nelle condizioni di pensare di poter trovare soluzioni a questa difficile sfida da solo. C'è uno sforzo davvero combinato da fare tra lavoratrici, lavoratori, imprese e istituzioni, e noi, almeno per quello che ci riguarda, proveremo a dare un apporto perché si sviluppi questo tipo di spirito. Nella logica di quello che noi abbiamo definito l'economia antropologica, che sostanzialmente vede ovviamente l'importanza centrale dell'uomo e delle sue relazioni, mi viene da pensare che se per applicare i protocolli di sicurezza devo, come qualcuno ha già paventato, passare da un monoturno a più turni, perché così io dimezzo la copresenza delle persone,
Questo magari unito anche alla continuazione di quello che è lo smart working, che non so fino a che punto sia smart, ma insomma, il lavorare da casa, in entrambi i casi mi viene immediatamente da pensare e da preoccuparmi che verrà meno non solo la convivialità e la socialità di cui lei ha accennato e che comunque contribuisce all'equilibrio, se vogliamo, psicofisico della persona, ma da un punto di vista prettamente dell'impresa. Viene meno tutta quella parte di formazione e informazione, comunicazione interna informale, che si sa rende molto di più che non andare in aula e chissà adesso tra la crisi, la necessità di recuperare i fatturati, il problema del virus, quanti torneranno in aula nei prossimi mesi, se non nei corsi prettamente necessari, cogenti, insomma, per riprendere le attività. E quindi ne viene fuori un discorso di competenza. Quindi si era parlato brevemente prima, ma se io faccio 100 le competenze necessarie a che un processo produttivo sia in essere, se già spezzo i turni e lascio le persone a casa, io dopo 2 mesi ho perso il minimo necessario per. Assolutamente, le sfide in gioco sono molteplici sotto questo profilo. La riorganizzazione dei cicli produttivi richiede grande attenzione, da un lato anche utilizzando istituti nuovi come lo smart working, a non creare nuove condizioni di emarginazione dal senso della vita aziendale le persone che ne sono coinvolte. Cioè prestare lavoro con nuove modalità non deve costituire un elemento di emarginazione e questo già è un interrogativo per l'impresa e per lavoratrici e lavoratori che condividono questo tipo di sfide e di obiettivo. Nello stesso tempo è ovvio che qualsiasi processo di riorganizzazione, che sarà poderoso perché nella semplice riarticolazione, per esempio, dei turni, ci si dovrà in qualche modo interrogare se e in quale misura e attraverso quali strumenti c'è la necessità di accompagnare con nuova formazione lavoratrici e lavoratori. Noi riteniamo, per esempio, che l'investimento in formazione indotto da questa emergenza non prevista sarà di grande spessore e anche qui non si tratta di lasciare solo le imprese che non possono deflettere dalla loro intenzione di esprimere direttamente una loro idea di riorganizzazione. Però vanno accompagnate e sostenute perché c'è un aspetto di ricaduta sociale nell'accompagnamento di questi percorsi e le imprese serie che si dimostrano volonterose e capaci di perseguire questi obiettivi nella logica di salvare il proprio capitale umano hanno bisogno appunto di vedere sostenuto questo tipo di percorso. È chiaro che serve però alimentare questo spirito, cioè uno spirito che ponga tutti di fronte alla novità e permetta di provare a condividere obiettivi. Quello della sfida, della riorganizzazione dei cicli produttivi è uno dei tratti fondamentali su cui l'orientamento di risorse efficaci dovrà essere testato con molta, molta cura. Poi, per tornare alla domanda che veniva fatta prima sui controlli, prima la responsabilità, prima la condivisione, poi è chiaro che su alcuni elementi di verifica serve anche effettuare qualche controllo, nel senso che prima va alimentato tutto ciò che serve per costruire, tornando al tema della sicurezza, buoni protocolli anticontagio. Se dovessero malauguratamente esserci degli imprenditori che in maniera sciagurata pensano di mantenere un livello di competitività trascurando quell'aspetto, nel tempo qualcuno che li porti a far valutare questo come un'incongruenza è bene che venga messo in gioco, ma questo è un effetto che deve arrivare alla fine. Prima si deve lavorare molto sulla sensibilità e la condivisione degli obiettivi. Le sfide per le nostre imprese passerà attraverso questo tipo di nuovo orientamento. Ed anche la puntata di quest'oggi è giunta al termine. Un caro saluto e un arrivederci al più presto. Un saluto anche da parte mia, grazie del vostro tempo. Vi ricordo la mail per chi volesse scriverci: contatti@vagsrls.it.